Ovviamente devo ringraziare sia l'entusiasmo di Andrea innanzitutto, oltre che dei presenti, l'entusiasmo di Andrea perché è quello che ci ridà la carica dopo magari lunghi momenti di depressione, perché poi l'età e le sconfitte sono un ingrediente chimico molto, molto complicato. E voglio ringraziare Andrea e Marta per il lavoro che hanno fatto, e fare quel tipo di lavoro in una città, in una provincia come Salerno è complicato, significa farsi guardare con sospetto, non avere più colleghi. E quindi capiamo che cosa significa per un giornalista giovane oggi, scrivere delle cose. E dobbiamo guardare alla vicenda di questi giorni anche con rammarico. Il Sistema Salerno, avevano scritto Andrea e Marta, diventa noto, diventa famoso quando diventa Sistema Campano. Noi abbiamo la coscienza pulita, penso possiamo dire tutti quanti noi. Qualcuno non ha la coscienza pulita a Salerno, se questo sistema diventa noto solamente quando diventa Sistema Campano. C'è una parte della società, della classe dirigente di questa città e di questa provincia che non può essere solo rammaricato, deve avvertire forti sensi di colpa. Ed è quella parte che in questi giorni, con me, con Andrea, non so, con altri, ci diceva: siete troppo animati dalla politica dell'odio. E questo è un refrain che ho sentito ogni qualvolta un'indagine giudiziaria, un'inchiesta colpiva il sistema, e ovviamente uno di noi era quasi obbligato a dire la sua, a commentare quello che era accaduto, anche perché molte volte era coinvolto magari come denunciante, perché conosceva i fatti. E oggi noi abbiamo amici nostri che ci dicono: vi fate trascinare dalla politica dell'odio. Parlo per me, ma penso di parlare per tutti quanti. Sinceramente non riesco ad odiare neppure chi in tanti anni ha tradito completamente quelli che erano e sono i miei ideali. Veramente non riesco ad odiare, so che non è odio il dire la verità, raccontare la verità, raccontare i fatti che tu ti trovi ad incrociare. Se non lo fai non sei un buon cittadino. E quello che abbiamo fatto non è odio, è rispondere al proprio dovere civico. Questo abbiamo fatto nel corso degli anni. E io, in aggiunta, nel novembre 1993, insieme a molti di voi, penso, immagino, ho partecipato a quella che appariva una battaglia per continuare nel solco delle, se vi ricordate, delle cosiddette amministrazioni laiche di sinistra, di cui Andrea fu sul versante della provincia una figura apicale, e quindi per realizzare una città, per riammodernare Salerno, una città che badasse ai suoi servizi. Ricordo gli slogan dell'epoca, e invece ci siamo trovati con cemento a Iosa. Guardate, non esagero, il cemento realizzato a Salerno può essere paragonato solamente a quello messo su Palermo negli anni 60 e 70, cioè stiamo parlando del periodo in cui era assessore ai lavori pubblici Vito Ciancimino. Solo a quella quantità di cemento possiamo paragonare Salerno. E il fatto che i libri di storia ormai scrivano di quel periodo, e noi dobbiamo aspettare invece alla vicenda campana per scoprire il sistema, questo è un punto di rammarico, perché noi queste cose le stiamo raccontando da 25 anni. Ora, io quella sera, la sera della vittoria nel 1993,
anche qui molti di voi lo ricorderanno, vidi arrivare dopo la vittoria una persona trasformata, una persona piena di rabbia, paonazza, con le giugulari gonfie, e stringeva una bandiera e non si capiva se voleva strapparla o issarla. In quel momento, dopo un minuto dalla vittoria, io scoprì che eravamo di fronte ad un fanatico. Tale si è dimostrato però con numerosi altri difetti. Ripeto, Salerno è diventata la città del cemento, dei palazzi rari, la distruzione dell'area industriale e i terreni praticamente regalati ai Mastro Martino, ai Caramico, ai Lettieri. Questi sono fatti, non sono una metropolitana. Isaia è stato dal CIPE il fautore dei finanziamenti per la metropolitana di Salerno. Isaia ma non doveva essere una metropolitana di 3 chilometri, e contemporaneamente nessuno pensava di distruggere completamente come è stato il trasporto pubblico locale a Salerno. Ormai gli autobus a Salerno non ci sono più. La metropolitana non la piglia nessuno, la prenderanno 300 persone al giorno, ovviamente, perché una metropolitana di 3 chilometri non esiste. Tutte queste, infatti, non è una metropolitana, tecnicamente non può chiamarsi metropolitana. Una cittadella giudiziaria situata nel cuore di Salerno, quando ricorderete era prevista in tutt'altro luogo e sarebbe stata realizzata molti anni prima. E poi le infiltrazioni di camorra in ogni cantiere. È vero, non c'è un magistrato che ha fatto un parallelo alle prove per fare un parallelo tra il sistema e le infiltrazioni camorristiche. Ma come si spiega che ogni grande opera pubblica veniva infiltrata da imprenditori notoriamente legati alla camorra? Citarella, Iovino, De Rosa. E dopo il 2006, ricordatevi, è la data dell'accordo con Cosentino, nei lavori del termovalorizzatore non arriva la camorra dei soliti noti, no? Arriva la camorra da Casal di Principe, la famiglia Picella legata al clan dei Casalesi. Non ci sono prove, ma la verità è questa, diamo un giudizio. Se uno si fa infiltrare un'opera e poi un'altra e poi un'altra, quantomeno alla fine deve prendere atto che è uno stupido, se non è un delinquente. E poi non dimentichiamo che un altro elemento ha connotato questa fase. 25 anni fa, un quarto di secolo, tanto è durato a Salerno questo sistema, vedremo in Campania, 25 anni fa gli slogan, non esagero, erano quelli che oggi nel 2018 sentiamo da Salvini. Non c'è la destra, non c'è la sinistra, gli immigrati, erano le cose che noi sentivamo 25 anni fa. E Salvini non è arrivato a dire agli immigrati diamo i calci nel culo e noi ci guardiamo le stelle, non l'ho ancora sentito, eppure è una persona che schifo sul piano politico, voglio dire. Ma noi abbiamo sopportato quello che oggi una opinione pubblica diffusa sul piano nazionale contesta a Salvini. I salernitani lo hanno tollerato. Ricordatevi che all'epoca trovare un rigo su queste vergogne su un giornale era una fatica, ci voleva la lente di ingrandimento per cercare sui giornali o nelle televisioni, nella informazione salernitana, notizie di questa natura, che erano notizie inquietanti. Ora vado avanti velocemente perché a me prende ovviamente la passione di tante battaglie. Guardate, io penso che con tutti gli scandali di questo quarto di secolo che hanno connotato questo sistema e la sua figura apicale in qualunque altro paese, ma penso anche in qualunque altra città d'Italia,
questa persona sarebbe stata ormai dimenticata, sarebbe stata dimenticata. Purtroppo lui sfrutta un elemento, l'elemento di una politica esangue, e sfrutta l'elemento del suo saper fare ricattatorio. Dobbiamo interrogarci il ricatto su che cosa verte, ma il fatto che ci sia un ricatto profondo nei confronti della politica e del suo partito è del tutto evidente, altrimenti non si spiegherebbe. Perdono elezioni a causa delle sciocchezze, quando dice solo sciocchezze, di questo fenomeno. Perdono elezioni e comunque continuano a candidarlo, e adesso anche la linea ereditaria. E io non vedo ancora nella opinione pubblica l'indignazione necessaria rispetto a tutto questo. Per la verità, io, per quanto riconosco il merito artistico di Crozza, ma non riesco ancora a capire come le sue iperboli grottesche, il suo linguaggio rozzo, cafone, possa essere diventato una gag anche famosa e seguita nel nostro paese. È una cosa strana, che è disgustoso se uno pensa che ciò che fa Crozza è, come dire, una imitazione, magari ci può ridere, ma chi conosce, chi sa che è lui che imita Crozza, è difficile farsi una ragione che gli italiani possano ridere di queste cose. E questa persona in Campania si è trovata poi a gestire un potere smisurato. Voi pensate che cosa è avvenuto e sta avvenendo in sanità? Dopo 2 giorni era già lì a nominare direttori generali in tutta la sanità. Il suo, diciamo, collaboratore primario in ambito sanitario, che viene nominato direttore di reparto costruendo un reparto appositamente per lui, e questo viene fatto nel momento in cui lo stesso è indagato per aver fatto pressione, aver minacciato altri direttori generali con il fine di sostituirli e di avvicendarli con nomine ovviamente ispirate dal sistema, diciamo. Eppure tutto questo è tollerato. Questa persona oggi fa il direttore generale perché addirittura è stato il direttore di reparto, scusate, è stato rimosso il direttore generale che in un momento di lucidità si era posto un problema ovviamente di opportunità politica rispetto a questo soggetto. E un altro manager in pectore della sanità addirittura corrompe la propria moglie al fine di una sentenza favorevole per il presidente della regione, e ovviamente sappiamo che di tutto questo è colpevole Nello Mastrussi, persona di grande autonomia, una persona che non si fa mettere i piedi in faccia, lo conosciamo tutti, quindi ovviamente si è reso colpevole di questa inquietante vicenda per il suo carattere, diciamo, per il suo caratteraccio, persona di grande dignità. E nelle società partecipate, sotto i riflettori c'è la SMA in questa fase, che quello che vediamo è una vergogna assoluta. Ma sappiate che tutte le società in house partecipate dalla Regione Campania versano in quello stato. La cosa più indecente è che gli amministratori che arrivati in SMA e che arrivano e sono arrivati nelle altre società, oltre ad essere personaggi, come avete visto, dediti al faccendariato, che provengono da alleanze, quelle che raccontava Andrea, Biagio Eacolare, colui che ha favorito l'avvicinamento fra il presidente della regione e De Mita, ma arrivavano in azienda senza avere un minimo di conoscenza tecnica, un minimo di capacità professionale. Sono persone, Biagio Eacolare e Lorenzo Di Domenico, di una ignoranza tecnica assoluta, ma erano degli svergognati,
nel senso che quando io li chiamavo, gli spiegavo delle cose, gli dicevo che stavano commettendo degli errori, mi abbracciavano, lo giuro sui figli, mi baciavano e mi ringraziavano. Il giorno dopo ricominciava tutto da capo, come se io non avessi parlato con nessuno. Quindi siamo di fronte a personaggi di uno squallore inaudito, ed è quello che c'è in tutte le aziende partecipate regionali, niente di più, niente di meno. Arrivano lì sapendo già che possono approfittare della situazione, arrivano lì sapendo, ma questa è un'azienda che può spendere molte risorse, quello è l'interrogativo che si pongono. E ovviamente quando uno viene da un sistema così è del tutto normale, cioè la persona per bene se viene nominata in un posto vuole il rispetto per sé, vuole il rispetto del proprio talento, vuole che gli sia assicurato un minimo di dignità personale. Questi no, sono personaggi che in questo sistema ci sguazzano. E questa è la situazione che c'è. E poi c'è la vicenda delle ecopalle. Voi vi rendete conto? Il governo Renzi ha stanziato 500 milioni di euro. Qui il mio rammarico anche nei confronti di Cantone, perché Cantone, il primo commento è stato non all'altezza, ha detto ma c'è ancora la camorra dei rifiuti in Campania. Mi sono cadute le braccia in quel momento e perciò ho mosso anche qualche attacco. E, ma veramente, cioè, non so se da ridere o da piangere. Cioè, ci sono 5 gare d'appalto, 3 vanno deserte. 2 vengono affidate, però non partono i camion, si contano sulla punta delle dita le ecopalle che sono partite e non si capisce ancora per dove. Dopodiché scopriamo che se ne occupa direttamente Robertino, ma che cosa vogliamo più? In un settore in cui sappiamo che c'è la camorra, tu puoi avere la forza di ostacolarla, di portarle una battaglia, ma la camorra c'è e vuole starci, fa di tutto per starci. E che fai? Robertino apre la porta a un ex camorrista e poi dice io non sono colpevole, ma nessuno vuole darti colpevolezze sul piano penale, ma tu sei colpevole di... sei colpevole. Non voglio offendere un ragazzo, è chiaro. Quindi questa è la situazione che abbiamo in Campania. Io chiudo dicendo una cosa, io temo che anche a Salerno innanzitutto, anche la magistratura abbia qualcosa da farsi perdonare, sinceramente. C'è un sistema così, non voglio esagerare, ma quantomeno diciamo la magistratura ha subito la controffensiva di un personaggio che è inquietante, è singolare ed inquietante, e quantomeno ha peccato di troppa cautela e troppa diplomazia. Io che conosco le vicende dal 94 ad oggi vi posso dire che ci sono state cose inenarrabili, ci sarebbe veramente da scrivere altro che Sistema Salerno, ci darebbe da scrivere un libro sulle cose capitate qui. L'unica esperienza con la quale noi possiamo paragonare quello che è avvenuto a Salerno, ma più sul piano politico diciamo, è quella di Cito a Taranto. E io temo che questa vicenda, ma le colpe non sono uguali assolutamente, peraltro Cito era di destra, era un fascista, per cui anche un certo linguaggio era ben collocato nel personaggio, e comunque non era accusato delle cose di cui è accusato il nostro personaggio. Io penso che questa storia possa concludersi come quella del famigerato Cito, ma questo non spetta a noi ovviamente. Spetta alla magistratura, a questo non esime noi dal fare quello che ci compete. Il giudizio politico spetta a noi, spetta ai cittadini. Il giudizio morale, etico su lui, sulla sua persona, sul partito che lui pretende di rappresentare, spetta a noi.
realizzare, trovare prove per venire a una verità giudiziaria, che come sappiamo non sempre è la verità in assoluto. Io penso che dopo tanti strappi alle regole, tanti fedelissimi condannati, tante sentenze prescritte o riformate, basta pensare all'ultima, ma in un paese normale, ecco, è inutile parlare dell'estero, parliamo di Milano, ma sarebbe potuto capitare che a giudicare me in appello è il magistrato che è stato sanzionato, trasferito, perché guardava nei computer dei colleghi per capire a che punto fossero le indagini su Vincenzo De Luca. Ma è una cosa che non sta in cielo, non capiterebbe in nessuna città d'Italia. È una questione di opportunità politica, non di legge, non di profilo penale. E allora, di fronte a questo, io penso che noi dobbiamo continuare. Stasera sono molto contento di aver radunato tante persone in un ambiente che non è facile andare a queste iniziative, cioè con certi nomi sappiamo che c'è una dissuasione molto, molto feconda, quindi io vi ringrazio e penso che noi dobbiamo continuare a combattere anche da Salerno, lo dobbiamo ai nostri figli e ai tanti giovani che hanno l'età dei nostri figli, che ormai stanno scappando di qua, e quando si scappa da un luogo, anche in un momento in cui la crisi sta per terminare, volge al termine, è perché non c'è il nulla, c'è il nulla. In 25 anni nessuno ha avuto la possibilità di stare in un posto istituzionale per un quarto di secolo, a nessuno è capitato. Quindi si potevano realizzare delle cose di una enormità assoluta. Quindi facciamolo per i nostri figli e per i giovani che hanno la loro età. Grazie Paolo.